Buongiorno, sempre in macchina. Oggi giovedì 6 marzo del 2014, continuiamo a meditare qualcosa su Matteo 16. Quando Gesù prese i discepoli da parte e cominciò ad aprire il suo cuore con loro dicendo: è necessario che io vada a Gerusalemme ed è necessario che io soffra molte cose da parte dei farisei, dei religiosi, e che io venga ucciso e che risusciti il terzo giorno. Gesù puntualizza in maniera chiara che era necessario soffrire determinate cose. E c'è l'episodio in cui Pietro lo prende di lato, se lo mette sotto braccio, se lo porta di parte e comincia a rimproverare Gesù. Pietro che rimprovera Gesù, pensate, ormai si era un po' inorgoglito per la rivelazione che aveva avuto. Pietro prende da parte Gesù, lo rimprovera e gli dice: Signore, questo non ti accadrà mai. E Gesù si gira, dice la Bibbia, lo guarda e dice: vai via da me, Satana, perché tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Quante volte, come Pietro, abbiamo cercato in un modo o in un altro di difendere Dio, di difendere il piano di Dio per la nostra vita, di difendere l'opera di Dio da determinate situazioni. Abbiamo messo le nostre mani, ci siamo intromessi in questa battaglia che è di Dio e che non è nostra in realtà. Pietro dice a Gesù: questo non accadrà mai. E Gesù chiaramente sta vedendo in quel momento una tentazione. La parola scandalo significa letteralmente impedimento o pietra d'inciampo o tentativo di corruzione. E Gesù in quel momento, in maniera molto dura, ha dovuto rispondere a Pietro, anche se in quello non stava vedendo Pietro, ma stava vedendo in maniera particolare Satana e non Pietro. Stava vedendo come un tentativo del nemico per cercare di distoglierlo da quella che era la missione che lui era venuto a compiere sulla terra, cioè quella di dare la sua vita come prezzo di riscatto e come sacrificio per tutta l'umanità. Gesù, subito dopo che parlò con Pietro, chiama i suoi discepoli e dice: ragazzi, venite qua, devo dirvi una cosa molto importante. Se qualcuno mi vuole seguire, deve rinunciare a se stesso e deve prendere ogni giorno la sua croce e mi deve seguire. Perché chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio dell'Evangelo la ritroverà. A volte cerchiamo di difendere anche noi stessi da delle situazioni nelle quali Dio a volte ci mette. A volte cerchiamo di difendere l'opera di Dio, ci mettiamo dentro e con la spada, un po' come Pietro ricascò nello stesso errore. Vi ricordate quando le guardie del Tempio vennero a prendere Gesù nel Getsemani e la Bibbia dice che Pietro uscì la spada e tagliò l'orecchio a un certo Malco. Ora, Pietro quando uscì la spada e tagliò l'orecchio a Malco, non cercò chiaramente di tagliargli l'orecchio, e che ha sbagliato ha sbagliato la mira e gli ha tagliato l'orecchio, ma in realtà voleva uccidere il servo. E ancora una volta Pietro cerca di difendere Gesù da quello che era il suo destino e Gesù dice: Pietro, rimetti la tua spada nel fodero, perché chi ferisce di spada morirà di spada. Quindi non difendere Dio, non cercare di difendere la sua opera, non cercare di difendere la tua reputazione, di difendere quello che Dio sta facendo nella tua vita, perché se è Dio, come disse Gamaliele, allora nessuno lo potrà contrastare, nessuno potrà abbattere, nessuno potrà vincere ciò che Dio ha iniziato nella tua vita. Può essere che ci sono delle situazioni che stanno accadendo. Io voglio dirti stamattina, probabilmente Dio stesso che ti ha portato dentro questa situazione ti sta dicendo: è necessario soffrire per un determinato tempo, per un piccolo e breve periodo di tempo, perché la fine di tutto questo è gloriosa. Infatti Gesù parlava che era necessario per lui soffrire, morire, ma poi doveva risuscitare. E là ci sarebbe stata la redenzione disponibile, il perdono dei peccati disponibile per tutta l'umanità. Allora è necessario a volte soffrire determinate cose, non mettiamo le nostre mani in mezzo, non cerchiamo di difendere Dio, non cerchiamo di difendere noi stessi, non cerchiamo di difendere l'opera di Dio, perché probabilmente Dio sa difendersi da solo. Una buona giornata a tutti.